Ciao a tutte ragazze, ciao. Allora, seconda parte del videovlog. Ovviamente, come potete vedere, la location è sempre in camera mia. E niente, ragazze, io ho deciso di fare la seconda parte perché non riuscivo più a registrare in quanto la memoria del mio telefono era bella piena. Quindi sto registrando adesso con un altro, ovvero con l'iPhone, perché il Huawei mi ha, come si può dire, mi ha abbandonato, quindi non è che l'ho rotto o cosa, non registra più di non so quanti minuti, quindi adesso il telefono mi sta a caricare e sto registrando con l'iPhone, speriamo bene. Allora, niente ragazze, sono stata all'estetista, ho fatto la ceretta e tutto quanto, e ho fatto prima il video all'andata, solo che non sono andata, non vi ho portato con me, perché ragazze, il video altrimenti veniva troppo lungo, già è lungo di per sé quel video, quindi lo lascio per circa, che ne so, per giù di lì 30 minuti di video e questo lo suddividerò nella terza parte se faccio altre cose. E dunque, cosa dirvi? Non mi sono riposata, innanzitutto devo fare una pennichella, ma non ci sono riuscita. Ho preferito guardare altri video vostri anziché fare la pennichella, vabbè ci sta, che mi piace guardare di più i vostri video anziché fare la pennichella e poi perché no, mi accingo a registrare un altro video. Oggi registrerò più video, non so quanto e non so se riuscirò a registrare tantissimi e poi tutti i video che metterò in privato, in modalità privata, man mano li pubblicherò. Mi vedete con gli auricolari perché spero che si senta bene il video con gli auricolari perché almeno così l'iPhone già so che è un telefono molto molto all'avanguardia, ovvero è professionale, almeno spero tra virgolette che sia professionale e quindi ho deciso di registrare con questo telefono con i suoi auricolari originali perché sono originali, li ho presi insieme al telefono, erano in dotazione col telefono gli auricolari, come ovvio. A volte, vabbè, quelli ricondizionati non sono, non credo che siano con gli auricolari, almeno non lo so, però alla fine ho deciso di prendere questo telefono che appunto ho questo in possesso e di registrare con questo iPhone, che tra l'altro è un, fatemi pensare, ah sì, ve l'ho già detto in tanti video, un iPhone 7 da 32 GB, non è il massimo 32, ma me li faccio bastare perché non mi va di prendere un altro telefono ancora più caro perché l'iPhone è carissimo, ma mi piace, sono patita io di Apple, non ci posso fare niente e quindi non lo so, vabbè, per il momento mi faccio bastare questo ed è già tanto. Comunque, niente ragazze, era per dirvi a voi che ho pranzato, ho preso un caffè e ne ho guardato un po' di Beautiful, poi Una vita, sì, le solite soap opere spagnole, e vabbè, via dicendo. Poi mi ho guardato Forum, come sono entrata in casa per lavarmi le mani e togliermi soprattutto la mascherina. Guardate, comunque dall'estetista c'era una armonia bellissima, un'armonia bellissima, top del top, bellissimo, poi rilassante, stupendo, un'armonia fantastica, wow, quindi mi è piaciuto molto, mi ha rilassato tantissimo, lo farei mille volte andare dal dentista a rilassarmi perché è per questo, farsi la ceretta e farsi i massaggi e altro ancora. Non ho fatto massaggio, ho fatto la ceretta, ma ovvio che dopo post ceretta un massaggino per farci perdonare dalla ceretta ci occorre, ovvero quando ti passa la cremina, no? L'unguento per lenire i pizzicori post ceretta, è ovvio che un po' di massaggino entra sul nostro corpo, quindi top, anche quello mi è piaciuto un bel tantissimo, scusate se dico un bel, è un modo di dire dialetto gallurese, mi è piaciuto molto. Ebbene sì, ragazze, ho avuto voglia di togliermi un po' di foresta amazzonica, lo ripeto con questo video. Non era possibile che stavo
con questo tutto questo pelo abbondante. Non sono abbondante, vabbè, no comment. Sì, è vero, un po' lo sono. Infatti me ne vergogno, ma sono scura, ahimè. E vabbè, non c'è nulla di male, anzi, non mi dovrei vergognare perché è normale, è nella mia natura che sono scura perché è così. E alla fine mi sta bene pure così, non ci vedo nulla di male. Dunque, niente ragazze, io non so ancora cosa farò stasera, penso che mi guarderò altri film. Ma non so ancora che tipo di film, se guardarmi quella serie che non mi ho più che non mi ho ancora visto, non più, scusate, non mi ho ancora visto, Svegliati amore, perché non so se me lo guardo, vediamo se me lo guardo. Intanto mi stanno arrivando una sfilza di notifiche, ma vabbè, e nulla. E quindi non saprei se guardo Svegliati amore mio, che sarebbe la fiction di Canale 5 di Sabrina Ferilli. È vero, non mi guardo sempre Netflix, è vero, l'avete capito anche voi, però ho voglia di guardarmi anche un po' di Mediaset, però non disdegno di guardare anche un po' di, appunto, sia tra Mediaset e Netflix, che devo ancora ricordarmi bene come si fa per accedere a Netflix, perché mi devo mettere di nuovo la password da wifi, da quella televisione smart che vedete voi. Oddio, sto cadendo. Aspettate che mi sistemo un po'. E quindi nulla, ragazze, è tutto qui quello che volevo dirvi. Credo che dovrò anche ho fatto la lavatrice oggi, mi ho cambiato anche il pigiama perché ero già, è vergognoso da dire, ma ero già 3 giorni con lo stesso pigiama. Al quarto, ovviamente, l'ho cambiato. Era quello della Snoopy, che mi vedete quasi in continuazione nei miei video. Era quello della Snoopy e non c'è nulla da fare, è troppo caldo. Però il troppo caldo a me, sinceramente, mi fa piacere, quindi non ci posso fare niente, ahimè. Voglio, non voglio, ma mi dà un caldo che quando io ho un freddo voglia, un freddo bestiale, mi copre, mi... Oh, sì, vabbè, ok, lo sappiamo, oltre a coprire, mi dà un tepore sul corpo che non immaginate neanche. Quindi oggi ho messo a lavare il mio pigiama e domani credo che sia asciutto, almeno spero, se non stanotte. Però non lo so, vediamo. Sì, sta facendo belle giornate, una più lunga dell'altra, almeno credo qui in Sardegna da noi, qui a Palau. Però non lo so se voglio uscire, vabbè, sono già uscita oggi. Io riesco, di solito quasi sempre esco la mattina. Al pomeriggio uscivo quasi sempre quando ero più che altro adolescente. Adesso che sono diventata, che sono, diciamo, adulta, esco di meno perché non lo so, ragazze. Almeno che non incontro di nuovo qualche amica che si accinge a lasciare un bel po' i suoi. Non lo so come dire, non veramente, non voglio dire fesserie perché poi non voglio che mi evitano per strada. Comunque niente, no, volevo dirvi semplicemente, spero che ci sia qualche amica che mi stia ascoltando, che o di Palau o di Maddalena, non lo so, che se facciamo un giro magari, niente, così, per non stare sempre chiuso in casa, capito? Per quello, vabbè, esco sempre ma da sola, non mi fido a uscire di sera perché la sera, già siamo in pandemia, in questo periodo storico, vabbè, non va bene per nessuno, perché sappiamo quanto stiamo, non dico impazzendo, ma ci stiamo arrivando a impazzire per questo benedetto, con questo stupido, maledetto periodo storico che stiamo vivendo tutta l'Italia. Perché se non fosse per questa cosa, saremmo tutti felici e contenti, gli italiani, noi almeno gli italiani, anzi tutto il mondo, diciamo la verità. Quindi non lo so. Che pazienza che ci vuole aspettare che finisca questo periodaccio e speriamo che finisca veramente. Io non dico finire, sì, io vorrei che finisca in fretta, ma
Come si suol dire, ogni cosa, ogni periodo ha anche il suo tempo, il suo ciclo. Speriamo, appunto, questo periodaccio di tutto il mondo intero abbia una fine come ha avuto l'inizio, per piacere. Gesù, aiutaci. Già, perché non se ne può veramente più. Poi c'è gente che ha perso anche il lavoro per questa cosa. Siamo tutti quasi in smart working. C'è chi invece non ce la fa più col pranzo con la cena, quindi va alla Caritas. Sono tante le cose, quindi vabbè, no comment. Scusate ragazze e ragazzi, non voglio rattristare, ma è così. Alla fin fine la verità è questa, la verità di tutto, di quello che sta succedendo nel mondo intero. Soprattutto io ho sentito la televisione in Lombardia. Non so se dalle parti di Milano o dove, non mi ricordo. Comunque abbiate pazienza, siate clementi con me. Che alcuni di, non so se Milano o dove, comunque vado al sodo, alcuni di, della gente dei Lombardi vanno alla Caritas. È una brutta cosa, un brutto periodo. Già. Alcuni se ne vergognano e li capisco, perché anche andare alla Caritas non è una bella cosa, ma quando non si può, che non si va avanti, ahimè. Bisogna fare così, farsi aiutare o andare a aiutare chi è della Caritas, chi fa parte della Caritas, aiuta. Vabbè, io ora dico una fesseria, però è la verità. La Caritas aiuta e quelli che vanno alla Caritas si fanno aiutare. Ho detto una cosa giusta tra l'altro. Però c'è chi si vergogna e a volte non vanno e si lasciano andare, però. Che Dio mi perdoni, ma non è giusto lasciarsi andare, secondo me bisogna aiutarsi e farsi aiutare, perché è una cosa bella farsi aiutare, perché poi come ti rimbocchi le maniche o anche che ti può aiutare, che ti può aiutare, che ti riesce a aiutare, è anche una bella soddisfazione, non solo. Quindi ben venga l'aiuto di chi può aiutarti o di chi si fa aiutare soprattutto. Quindi niente ragazze. Cosa farò oggi pomeriggio? Nulla di che. Mi ascolterò un po' di musica per non stare sempre solo a guardare la televisione oppure guardare alcuni. Continuerò a guardare altri vostri video. Nel frattempo sapete che non mi sto più scrivendo niente, non so se ve l'ho detto. Mi scrivo solamente i titoli, nei titoli che faccio per YouTube. Dentro sì, vi sto indicando l'agenda che non ho qua, ma che ce l'ho sulla scrivania. Ovviamente mi sta scrivendo solo i titoli, la scaletta oramai, ragazze, non mi piace a me recitare, preferisco recitare nel senso scrivermi tutto a tavolino, no, mi piace più farvelo parlarvi col cuore in mano, come suol dire. No, vabbè, a parte la Barbara d'Urso, però preferisco parlarvi col cuore in mano e sinceramente mi piace di più parlarvi. Oltre che non solo di cose un po' frivole, quasi leggere, ma anche di argomenti seri, perché il mio canale, ve l'ho detto anche prima, nel primo video di stamattina, vlog, non vi parlo solo di cose belle, ma c'è anche il brutto in questo canale, quindi preparatevi a parlare di queste, a sentirmi parlare anche di cose un po', perché la verità, io sono un po'. Malinconica, ma anche c'è del divertente in me, anche se a volte non lo si vede, non lo si traspare, però tante volte mi sento più allegra del solito, chissà perché. E vabbè, ci sta, perché noi dobbiamo essere allegri, noi youtuber, e che anche chi non è youtuber, instagrammer o chi anche ne mette, l'allegria ci vuole, soprattutto per chi fa video sia su YouTube che su Instagram. Se non c'è un po' di allegria, se non entriamo nelle vostre case, come suol dire, come si usa dire in TV, con il sorriso sulle labbra, chi ci dà retta? Nessuno, è vero, bisogna parlare di argomenti belli, ma anche gli argomenti di cronaca, di attualità, bisogna apportarli su YouTube o anche su Instagram. Come è giusto, bisogna dare il buon esempio, altrimenti che generazione siamo se non diamo il buon esempio? Ai più piccoli di noi, ovvero ai ragazzini, è la verità, ragazze.
ragazzi soprattutto, perché so che ci sono anche altri maschi all'ascolto, maschietti, scusate, maschietti all'ascolto, quindi è giusto così. Ebbene, tra un poco comunque registrerò con un altro apparecchio, ovvero apparecchio, vabbè, con questa fotocamera qui della Canon, vedete? Perché è da qui, da un bel po' che non tocco più questa fotocamera, che tra l'altro è buonissima. Fa degli ottimi video, anche l'audio è molto buono, diciamo. Però, porca paletta, ragazze mie, si scarica in fretta, una cosa incredibile, vabbè. Come montaggio, tante volte o quasi sempre utilizzo KaiMaster o altre cose varie, che qua non so ribadire, ma vi dico che a volte uso Windows Movie Maker, che non, almeno non si vede la scrittura in mezzo al video, perché è brutto a vedersi. Per il resto, ragazze, utilizzo anche, come si chiama? iMovie, siccome sono dall'iPhone, registro con iMovie, cioè registro, monto i video con iMovie. E niente. Comunque questo voleva essere un video così, seconda parte del videoblog, non dico un video lagnoso, ma più che altro di aprirmi di più a voi. Il prossimo video tag sarà, video tag, sì, ciao. Il prossimo videoblog sarà un altro video, sempre che vi parlo di come sta andando la mia giornata, dove vado, dove non vado. Però non vi porto più, non so se vi porto più al porto o cosa. Perché tutte le volte, ogni volta non riesco più a montare il video, non so perché cosa succede al telefono. No, non voglio dare colpa a questi dispositivi, però non ce la faccio a montare i video. Tutte le volte o esce lungo o non mi riesce di caricarlo. Boh. Non so cosa dirvi. Intanto sto notando che mi sta arrivando un sacco di notifiche, quante volte lo devo dire? Boh. Vabbè. E niente. Stavo pensando di fare altri trucchi che ancora, porca paletta, non sono riuscita a farne. E quindi non lo so se riuscirò a farne. Speriamo bene. Speriamo bene bene. E niente ragazze, vedete qua, se non vedete più peli, vedete perché? Perché non ne hai? No, perché me l'ho tolti, ovviamente. Sono stata l'estetista, non ho più neanche i baffetti. Questo lo devo oscurare con il correttore, ma tanto vabbè. I baffetti qui non ne ho più, vedete? Già. Sopracciglia fatte abbastanza bene, direi, wow, top. Anche se li devo, come si suol dire, ridefinire, ma per oggi non tocco nulla, lascio così, lascio un po' respirare la pelle come mi sembra giusto che debba essere, dovrebbe essere così, in linea di massima. Comunque, io tra poco vi lascio perché sinceramente non voglio che già diventi troppo lungo questo video, perché sono già, mamma mia, 18 minuti che registro. Oggi è una bella giornata, comunque non so se ve l'ho già detto, vabbè, ve lo dico lo stesso. Non è nuvoloso, anzi, ben vengano le giornate lunghe e bellissime, senza una nuvola che rompa le scatoline, vabbè. Che rompa, diciamo, senza dire troppe volgarità. Eh sì, così è. E niente, nel frattempo, oggi, non lo so, mi ho preso qualche omaggio. Ah no, aspettate, sono stata in farmacia, mi ho preso degli assorbenti che non può fare una roba di donne. Vabbè, lo dico, ormai ve l'ho accennato. E poi ho preso una, sì. Una calma, che sto dicendo? Fissan Baby, che sarebbe una crema lenitiva calmante, perché dopo posto ceretta ovviamente avevo bisogno di, come si dice, di calmare una parte dei Paesi Bassi, perché facendo la ceretta
Volete, non volete, anzi voi non voi. Mi si è un po' irritata e ho messo il, come si chiama? Il fish and baby, che è per bambini, ma fa lo stesso perché almeno non sento in una maniera allucinante il, come devo dire, il pizzicore del fastidio nei paesi bassi, comunque vabbè, dove non picchia il sole esattamente. Dove non batte il sole. Avete capito? Sì, nel lingue, nel basso lingue, io ho dovuto mettere un po' di crema. Che sarebbe Fish and Baby? Quello sì, non so se si è capito. Allora, vi porto con me e vi dico qual è. Sarebbe questo qua, vedete? Questo. Questo è il Fish and Baby. Alta pasta ad alta protezione, trattamento specifico per irritazioni da pannolino con ossido di zinco, calendula e vitamina E F. Vedete questo? Molto buono. E infatti all'istante, già all'istante, parliamo bene, all'istante mi ha già calmato. Nella tua farmacia dal 1930, dermatologicamente testata. Vedete? Aspettate che metto più alla luce. Sì, voi lo vedete, io lo vedo all'incontrario, ma forse voi lo vedete dritto. Però questa mi è piaciuta molto. Ah, guardate quanto costa però. Cioè, 6,65 euro. Non è tanto, ma non è neanche poco. Però diciamo che ha fatto il fatto suo, va? Che mi ha fatto un'ottima calma. Comunque niente, nel senso che mi ha aiutato parecchio per quanto riguarda il pizzicore, il fastidio ai Paesi Bassi. Cioè, praticamente a lingue. Comunque questo qua ce n'è. Ce n'è? Quanto ce n'è? 100 ml di prodotto per 12 mesi di PAO. Ecco qua, vedete? Eccolo qua, e nulla. Allora, la pasta è questa, vedete? Ne esce un bel po', lo avvicino, ecco, vedete? Già, no, non mi ha dato nessun fastidio, anzi, mi ha calmato, come vi dicevo prima, all'istante, quindi è molto buono, ve lo consiglio anche per chi ha bambini alla nascita, nel senso, quando gli si arrossa un po' il sederino, la patatina. Potete dargli un po' orressamenti tipo da pannolino, dategli questa della Fissan, perché io so che molte mamme utilizzano questa della Fissan. Molto buono. Niente ragazzi, io sono già arrivata a non so quanti minuti di video. Ah, lei che lo vedo da qua. 23 minuti e qualcosa e 10 di video. Vabbè, io ragazzi vi saluto perché... Non ho quasi più fiato, ora recupero il fiato man mano che carico questo video, cioè prima lo monto e poi va su YouTube, lo metto in modalità privata e non so quando caricherò questo video perché sì, lo carico entro oggi come ho fatto con quell'altro di oggi, che è in modalità bassa, ma pazienza. Modalità bassa nel senso che la qualità del video non è chissà che, ma capite bene che la qualità... Cioè, ho la fibra ottica adesso di Tim, però ci mette troppo il montaggio e ogni volta che ci mette troppo il montaggio mi stanco, mi stresso e tutto quanto e l'ho fatto in modalità bassa. Non andrebbe fatto perché davvero non ha senso caricare il video in modalità più con la qualità più bassa, quindi ho detto sentimela. Fai come ti pare, purché carichi questo benedetto video, questo benedettissimo ennesimo video su YouTube. E così ho fatto. Adesso questo lo caricherò in modalità senza... Sì, senza che devo per forza mettere la qualità. Non lo so, vediamo un po' se mettere in 16 noni o in 4, vediamo. Non ce n'è bisogno, dai, di dirvi tutto. Già sapete che voi siete i geni del montaggio, quindi anche voi sapete come montare un video. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto.
Mettete like se il video vi è piaciuto, non vi dico di mettere per forza dislike o cose, tanto lo fate lo stesso. Di non metterlo, fate come vi pare a voi, tanto a me non me ne interessa nulla, non vivo né di like, ma né tantomeno di dislike. Quindi ciao, uzza a tutti gli haters, e vabbè, niente, ciao mondo, e ciao bellezza a tutti. E un sorriso a tutte voi. Niente ragazze, per ora è tutto, attivate la campanella se vi iscrivete ovviamente, fatemi sapere con un commento cosa guarderete, come proseguirete la giornata oggi e noi ci si vede al prossimo video. Non so se farò tag, non ne ho idea. Ciao!